Il nuovo PD riparte anche dalla città di Torre del Greco e lo fa con la candidatura a sindaco di Luigi Mennella, già vicepresidente della GORI. Non è mancata la partecipazione ieri sera all'iniziativa presso il Circolo Mazza di Corso Vittorio Emanuele. Sono intervenuti la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, Mario Casillo, capogruppo del partito al Consiglio regionale, Salvatore Romano, segretario PD e l'onorevole Raffaele Topo. Si riparte dalla persona, si riparte dal territorio, il senso del messaggio lanciato ieri sera. Si riparte dalle persone e si riparte dal territorio con grande rispetto ma con grande voglia di costruire occasioni reali di sviluppo e di rilancio di questo territorio, che non sono le solite parole. È stata l'occasione anche per ripercorrere gli ultimi 7 anni e gli obiettivi raggiunti. Stasera, insieme al collega Mario Casillo, abbiamo provato anche a raccontare quello che in questi 7 anni e mezzo siamo già riusciti a realizzare per la città di Torre del Greco. Con le risorse messe in campo dalla Regione Campania, penso alle ultime che riguardano quelle del PNRR con il ripascimento delle spiagge, quindi il waterfront e i fondi per la riqualificazione dei silos dei Mulini Marzoli che ospiteranno tra l'altro anche il nuovo istituto nautico qui a Torre del Greco. Questi sono soltanto gli ultimi interventi che, uniti a quelli della depurazione delle acque, che finalmente fra più di un anno vedranno nuovamente una città che potrà disporre di un mare balneabile. Restituire la balneabilità significa rilancio del nostro turismo, dare una risposta a quei tanti imprenditori coraggiosi che non hanno mai smesso un attimo di voler rimanere con le loro attività qui nella città di Torre del Greco, sperando, ma stavolta non è più una speranza, è una certezza, che attraverso la loro abnegazione si potesse cambiare passo. Ecco, noi stasera abbiamo voluto raccontare questo e tanto altro, penso all'ospedale Maresca, a tutte quelle che saranno le nuove attività con la riqualificazione dei reparti, ma anche quello che stiamo già facendo per i bambini e i ragazzi fragili, penso a quelli affetti dalle patologie del neurosviluppo, che dal 1° dicembre saranno presi in carico con un polo polispecialistico per i bisogni di cura di cui necessiteranno. Abbiamo voluto provare con una sorta di agorà, non troppo formalizzata né istituzionalizzata, a ripartire dal territorio, dal circolo del PD di Torre del Greco. Siamo in una fase congressuale, siamo nella fase nella quale il nuovo PD riparte anche dalla città di Torre del Greco e anche con la candidatura a sindaco di Luigi Mennella. Dobbiamo ripartire dalle forze sane della città, le parole dell'avvocato Luigi Mennella, ai microfoni di TV City. I cittadini devono partecipare attivamente alla vita amministrativa. La nostra città, i nostri cittadini sono l'essere primario di questa che sarà per noi, diciamo, la battaglia. Una città che è stata per troppi anni tralasciata a se stessa, una città che purtroppo ha vissuto per molto tempo con l'immondizia, una città che è stata totalmente abbandonata. Ecco, noi ci mettiamo la faccia, vogliamo farla con grande, diciamo, fiducia, vogliamo fare un programma che sia un programma partecipato con la città, perché tutti i cittadini giusti che debbono partecipare a quello che è la vita amministrativa. Noi vogliamo ripartire con tutte le forze sane della città, tutte le forze che stanno a cuore con tutti i cittadini. Vogliamo ripartire per fare una nuova amministrazione che possa rilanciare davvero questa città, possa portare a questa città quello che è il suo ruolo. Quello che è il suo ruolo, diciamo, originale, una città che è stata per anni la città dei marittimi, la città dei corallari, la città di tanta gente, di artisti, e che deve ritornare nel suo veramente alveo naturale, quella di essere la città al centro del Golfo, una città a vocazione turistica, una città che ha sotto gli occhi di tutti importante.